Sono finalmente disponibili i biglietti della nuova tournée teatrale di Esperienze DM dal vivo con Riccardo Dose e Dadda, è il Dadda Tom più bello d'Italia. Veniteci a vedere a teatro in tutta Italia. Come vedete, queste qui sono le date già disponibili, dove però tra qualche giorno si aggiungeranno altre date ancora in giro per l'Italia. Quindi fate molta attenzione. Il link per acquistare i biglietti li trovate in descrizione e nel primo commento. Affrettatevi ad acquistare i biglietti, perché sennò poi venite da noi e ci dite: sì, ma com'è possibile che i biglietti sono subito finiti? Ragazzi, vi dovete muovere, ecco. Patti chiari, amicizia lunga, acquistate i biglietti, sennò verrà Daniel Dadetta a casa vostra e sfascerà mobili, asciugamani, bagni e chi più ne ha più ne metta. Ci vediamo a teatro. Amici, amici, che dico, amici, che bello, siamo tornati, è settembre, a settembre si sa, ricomincia tutto, ricomincia il lavoro, case, libri, auto, fogli di giornale, disastro, a merda. Come sono andate le vostre vacanze? Mi auguro in maniera meravigliosa, e tra poco però inizia anche la scuola, e se inizia la scuola, che cosa ricomincia di pari passo? I provini, che è la cosa più bella in assoluto, i provini del collegio, alla quale oggi andremo a reagire in un unico mega video, perché non sono come Riccardo Dose che fa di un contenuto 1200 video, facile così fare un video al giorno per 6 anni. Bando alle ciance, bruschettami le gambe, io direi di iniziare subito, anche perché sono veramente tanti video, infatti mi sono già pentito di questa idea. Commentate in questo preciso istante scrivendo 1 se verrete a vederci a teatro, se sì in quale città, 2 in quale altre città d'Italia vorreste che arrivassimo col tour di Esperienze DM dal vivo, io e Ricky e Dada. Pronta. Non prontissima. Nel film Il Gladiatore il protagonista dice: al mio segnale scatenate l'inferno. Scatenate la guerra. No, guerra non proprio. La pioggia. Ma che la pioggia? Come la pioggia? Come al mio segnale scatenate la pioggia? Chi è? Giuliacci, chi è? I tori. Male quest'anno, eh? Male. L'inferno. L'ira di Dio. Sì, 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 bestemmiamo a sto punto, tanto ci siamo. Prova di recitazione. Che è sta roba? Sei un attore che deve scusarsi di qualcosa con qualcuno. La vedo malissimo? Scusi, prof, se non ho fatto i compiti. Magari, a quando gli attori si scusano così? Magari, Goku? Ya, cioè, alla fine sono cose che capitano, poi ti posso dire la verità, mo. Ma chi è sto cafone? Che l'ho fatto io. Lo potevo fare, o mo, lo potevo fare un'altra volta, cioè, ci deve passare sopra. Questo da dove è uscito? Direttamente da mare fuori? La porto a casa io piuttosto, la lavo io la camicia, scusami se... La camicia? Che cazzo è la camicia? Minchia, ma c'è Dio! L'ho sporcata con la cioccolata calda, che ho appena preso ti sarei... Ah, perché la cioccolata sia calda o sia fredda è comunque sporca la camicia, cioè non è che se la cioccolata è calda si sporca in un'altra maniera, è sporco stesso. Voglio chiedere scusa a... Al parrucchiere per i capelli che ti hai fatto, immagino. Le bottiglie, se non ho portato rispetto... Alle bottiglie? In vino veritas, in vodka pures. Al loro modo di essere. Chi se non sta buona cagà, beh, cioè non lo vedo proprio, eh? Harry Potter è un... un figlio di put... Chi è Harry Potter? È un mago. Tu pare Harry Potter, con questa capa e questi lenti. Era un mago, appunto, che faceva magie. Vabbè, anche perché i maghi che non fanno le magie sono... dei truffatori, semplicemente. Faceva magie di ogni tipo, di... combatteva contro... Ah, buono, ma capitato un po' di cazzo. Voldemort, un tizio un po'... Senza capille e senza naso, non teneva niente. E quindi praticamente lui combatteva contro questa... Basta! Harry Potter è accompagnato da un animale, Edwige, che è... Un ippogrifo? Un ippogrifo non penso nemmeno sia una parola, ippogrifo. Furetto? Ma sì, è un chihuahua. Un oggetto. Un oggetto non identificato. Civetta delle nevi, e lo so perché. Perché mio padre è un ex civetta delle nevi. Quando ero piccola stavo obbligando mia mamma a comprarmene una e metterla in casa. Ah, buon, ce l'ho fatto proprio. Se tu potessi fare una magia in questo momento, che cosa faresti? Io facessi Ferniam, Bessam, Bessam, Sti Provini. Di, Bo, Di, Du. Che si è fatta le scuole con Dadda? Scomparirei. Scomparissi, che è trapassato in prossimo. Per entrare in posti in cui non si potrebbe entrare. Tipo? L'area 50. Ma che ha fatto? Cioè andiamo all'area 51, ma che ha fatto all'area 51? Che è stata tu alla linea? Che te fa? Mi renderei indistruttibile.
perché così almeno qualunque cosa tipo sbatto qua almeno non mi faccio male. Cioè tu potresti fare qualsiasi cosa in questo momento e preferiresti non farti del male se malauguratamente ci battisse con gomiti vicino tavola. C'aveva ragione Spider-Man, che da grandi poteri deriva una grande responsabilità, ma in questo caso è tutto il contrario. No, oggi in questo momento mi scioglierei per il collegio. Mi scioglierei per il collegio? Che significa? Nella serie televisiva Mare Fuori, fuori c'è appunto il mare, dentro e i carcerati, ci stanno i prigionieri, i finti minorenni arrestati per spaccio di informazioni. E mare? C'è sto mare a fuori e pure un mare a end, stanno dall'acqua praticamente. La montagna. Giustamente, se il mare sta fuori, la montagna sta dentro, perché se Maometto non va da mare fuori va da Maometto. La terra? Chissà, lo hanno pigliato, pure loro dal carcere di mare fuori l'hanno pigliato, chi si canta? C'è sta il carcere. C'è sta il carcere, oh. E se ti dico che fuori c'è sta il mare, dentro c'è sta il carcere. E tu dice, Cabileme. Completa e recita la celebre frase del monologo dell'Amleto di Shakespeare, essere o non essere. Questo è il problema, il dilemma. Ma perché l'hanno fatto? Ma quest'anno perché li devono far recitare? Non ho capito. Essere o non essere? No. No, io ho fatto quella di Romeo e Giulietta, niente. Vabbè, si somigliano più o meno tra Shakespeare e Romeo e Giulietta, più o meno la stessa cosa. Essere o non essere, questo dilemma. Questo dilemma, punto. Se dico guardiamo quel film su una VHS, che cosa intendo? VHS è la videocamera che usa Dadda per farsi le storie. So, e vecchie cassette dove ci mettevi il CD? Ma questo per caso è di Roma? Guardiamo quel film su una LIM. Su una LIM? Ma che è? È una videocassetta. Un po' bucchinato, bella boh. Cos'è l'urlo di Munch? Questo è difficile, questo è molto difficile. Ma chi è Munch? È un calciatore del Bayern Monaco. È appunto un quadro che ritrae un uomo, che si pensa fosse un uomo, però può anche non essere un uomo. Dipende dai punti di vista, ormai siamo nel 2023, può essere qualsiasi cosa. È il quadro di una donna in sta tipo con la faccia tutta tirata così. No, un penso sì una donna, frate. Urlo di Munch. Qualcuno che ha gridato, Questa da dove ha studiato questo? Miezza visulis. È un quadro dove c'è una specie di alieno, perché è pelato, dove fa così. Vabbè, non è che Musu, se uno è pelato è un alieno, che cazzo di discorso è? È il dipinto di Van Gogh, l'ho messo nella desina. Spero pure che ti hanno bocciato. Quindi lo so. Pensa se non sapevi. Prova a disegnare la lavagna, ma che cazzo? Spezzato. Vabbè, anche con calma a fare le cose, cioè non è che muoviamo a scassate cose. Io l'ho visto una volta, però, cioè, l'ho vista nemmeno. No, questo sta giocando all'impiccato, non c'entra niente il turlo di Mook. Tale quadro, proprio due gocce di mucca. Mamma. È tutto cazzo questi gessetti, amo, che ma fa? Cioè, dopo di te ci sono altre persone, tu stai scassando altre cose, ca? Perché stai urlando? Bella domanda. Per il tempo? Toglio e maldie, mi amo già casa, mi sbagliato a scire un meno. Secondo me è tipo la tristezza, la rabbia, queste cose. Ah, rabbia, raggia, cade da un corpo, ma le fotte proprio. Cose con l'urlo, poi al porto. Quando sta al tramonto, peggio mi sento, c'è un po' tristezza. Non so che cosa significhi questa metafora, ma vabbè. Chi era Rita Levi Montalcini? Questa vedo molto difficile. Una regina. Regina Levi Montalcini. Una conduttrice? Sì, diceva Barbarus, in due studio, a pomeriggio 5. La suora. Suora Levi, come ha fatto pure Don Matteo. È una che ha fatto donne film. Ha fatto il film donne? Gli stai pazziando quando ha agito Don Matteo prima? Don Matteo? Ma non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Com'è possibile? Come mai l'ho detto adesso? L'ho detto adesso, com'è possibile? Giuro su Dio, non ho mai visto giustamente questi cazzo di video di merda. Non ci credo! Ma perché mai? Perché mai ha detto Don Matteo? È stata una donna che ha vinto il premio Nobel per la medicina. Brava, brava, amore. Brava. Crea una frase di quattro parole che inizino con le lettere dell'acronimo EURO. Quindi la prima parola deve iniziare per E, la seconda per U, la terza per R, la quarta per O. Quindi tipo E usciamo Riccardo ora, per esempio. E sposi un rimborso oggi. Anche lei, la figlia di commercialista. Che... Ero una ragazza, mi viene da dire ogni potere. Che se invece ha figlia di Gesù Cristo? Erodoto. Erodoto? Ma conoscendo quel personaggio non mi sorprende più nulla ormai. Ero un ratto olioso. Chi se invece è solo strunz? Diciamo le cose come sta. Indica sulla cartina dove si trova Bruxelles. Quindi basta che indichino il Belgio. Bruxelles. Già che sta guardando la cartina dell'Italia, non mi sembra che sta andando nella giusta direzione. Qui.
Esatto, vicino all'isola d'Elba. Qua. In Ungheria. Sarà spostato. Verso la Russia. Ma se sta scritto Ungheria, addirittura la Russia. Descrivi un tuo talento. Ah, mo vi voglio. Parlare al contrario. Tipo? Mi chiamo Luca Galise. Esila Gagul o Mai Kim. Tipo Simone che si dice Enomis. Dormire si può considerare un talento, cioè addormentarsi in qualsiasi posto. No, quella è narcolessia. Una cosa clinica quella. Posso muovere le orecchie? Pure io fossi so fine. Posso si muove anche le sopracciglia, quindi è un talento di merda. Mi piace scrivere, ho intenzione di pubblicare un libro più avanti. Sì, però non ne ha parlato così Gustavo Conte, dice veramente mi sta mancando qualsiasi cosa in questo momento, quindi smettila. Secondo me, cantare. Lui sa cantare? Un altro bambino neomelodico? A me mi piace più se tutte le giorni già cantano. Che sono state zitte, ma il momento mi sfuga. È un talento, ma tienilo nascosto, perché poi fa finire che se lo dice a tutti poi se lo rubano. Tienilo nascosto. Elenca il maggior numero possibile di capoluoghi di regione. Ma stiamo esagerando, volete troppo questi ragazzi. Napoli, Casoria, L'Abruzzo. Così, e mettici pure la Spagna, così abbiamo fatto tante cose. Casamicciola. Casatoio. Questo è un segno del destino, ci siamo finalmente incontrati. Lascia stare che tena dei molluschi in petto che non capisco, però è mio fratello. Lavagna. Disegna la lavagna un animale che ti rappresenta. Vabbè, a me non si sembra un maiale. Non sembra nemmeno un animale, in realtà. Upwork? Ma non si capisce che è un leone. Ma quando leone hai visto in da savana? Ma quando mai sono così? Cioè, i leoni dovrebbero far paura. Chi si fa schifo? Si tratta di tipo un pollo, in teoria dovrebbe essere, perché il mio fisico è un po' un pollo. Cioè. Visto tipo è Cidori, ci rimane fuori, però se fosse laureata, se non avesse fatto tutti quei reati. Cartina, bello, mo sa boffnegan. Indica sulla cartina geografica dove si trova Lodi. Lo so solo perché è vicino casa mia. Qua. A Capri, sta Capri, Lodi, Ischia. No, quella è la casa d'Adda. Improvvisa una canzone nel genere musicale che preferisci che abbia come tema il collegio. Non mi aspetto nulla di buono, ma sono già deluso. Il collegio è molto bello, là dentro troverò un fratello. Tutto le lettere aperte perché non ho il cazzo che chiudo mezza vocale. Sono entrato nel collegio, manco io me lo spiego. Provo a fare i compiti, ma io non ci riesco. Ma non c'è strana rima, manca la pavacca, dite? Siamo del collegio. Che bello, che bello, che bello. Cos'è il Millennium Bug? Chi su muri ricordate mai? Difetto di programmazione che si temeva bloccasse tutti i PC dal passaggio dal 99 al 2000. Quindi se quanto eravamo stupidi. E non è l'astronave quella di Star Wars? L'astronave di Star Wars pure, va bene lo stesso. Tipo che c'hanno 60 anni e non sanno usare il telefono. No, quelli sono i boomer, tesoro. I computer avrebbero dovuto smettere di funzionare. Brava, 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 questo è un genio, questo è un genio. Nei primi cellulari per scrivere un testo di un messaggio cosa dovevi premere? Che significa? Bio, che devi fare? I numeri, a ogni numero infatti corrispondevano delle lettere. Ah vabbè sì, che tipo 1 era tipo ABC. Ah beh, madonna mia, è verissimo. Quanto tempo è passato? Porco Giuda, un vecchio di merda sono. Allora dovevi alzare la secca? A steak? Di che si parla? Di contrabbando di sigarette? Per far prendere i canali, cioè per far prendere la mina. Ma chi se ne ha capito? Manca domande chi se ne ha capito. Non è meglio che continua a cantare. Poi premi il tasto dell'1 se è scritto A, B, C, D. Hai capito? La risposta è giusta, ma che c'è a secca che a steak cosa di visore? Ti piacciono i videogiochi? Sì, mi piacciono un sacco i videogiochi perché mi permettono di vivere la vita o di fare azioni in un universo per... Ah buai, ti piace? Sì o no? Ma non ha cominciato un po' di cazzo con tutto a me? Sì, perché mio padre? Sì o no? Sì, ti piace? Ti ammannanzi. No, non mi piacciono, li trovo inutili. Li trovo inutili, a me piace solo parlare così durante il tempo libero. Preferisco passare il tempo magari a... Ma che sei una mascella più quadrata di un amico? Ma fa, che sei? È mia sorella. Cioè, c'era mio fratello con la cannottiera e stasera con la stessa faccia mia. Che sta succedendo questa al collegio? Disegna l'Italia. Basta che fanno lo stivale. Chi sta che cazzo Italia? Non ha fatto un stivale, ha fatto un marsupio, ha fatto. Tale qua, sembra. Lasciamo stare. E indica dove si trova Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo, quindi è in Liguria. Si trova in un'isola. Sì, sì, a Sardegna fanno Sanremo ogni anno. Pensala. A Sardegna. E te pareva, dove se non lì. Passato remoto, prima persona singolare del verbo avere. Io ebbi, tu avesti e gli ebbe. Noi avemmo, voi aveste, essi ebbero. Io avesti, tu pure, e gli altri lasciamo stare. Io abbia. Sembra più una bestemmia questa, però vabbè. Io fossi.
fossi. Io Foscolo, tu Leopardi e Chillo Manzoni. Ma mi sa che ero assente quel giorno a scuola. Se ne è asciuto, frate, ma una battuta grande. Completa la poesia, si sta come d'autunno, gli alberi le foglie, o i soldati le foglie, non mi ricordo mai questa cosa, sugli alberi le foglie. La nebbia agli irticolli. La nebbia agli irticolli, e tu sei, hai 11 toscani, e tu sei la figlia dei pedascioni, e tu parli così, e ci avete a teatro, con gli 11 toscani, tu che puoi. L'alberi spogli, no? A livello fonetico quasi. Fa freddo pure a giugno. Così, diciamo, si sta come d'autunno, fa freddo pure a giugno. Ma sì, che c'è una foto. Come si chiama e da chi è scritta? Non ne ho idea, ne butto uno a caso. Ungaretti. Ungaretti? Oh, indovinato, non ci credo, indovinato, non ci credo. Giacomo Leopardi. Non penso. Crea una frase con il termine luguliano. Non so che cosa significa assolutamente. Luguliano significa abbondante e raffinato, principalmente in campo gastronomico. Ma che cazzo ne... cosa ne possono sapere loro? Che ne so io? Culla. Culla? Cugliano culla. Cazzo frase. Luguliano vuol dire psicopatico. Sì, insultiamo allora chiunque. Quel ragazzo è un luguliano. Così, solo perché so che è un aggettivo. Scemo. Vabbè, scemo adesso. Cos'è una similitudine? Una metafora. Una similitudine è una metafora, invece una metafora è una similitudine. In matematica, quando... Esatto, logaritmo in base a similitudine. La similitudine è una figura retorica che... Sì, ah boh, però se si produca fubuchina, cioè non ci interessa. Noi qua ci vogliamo divertire, non è che ci amamba la pure di risposte esatte. E quando una cosa è simile a un'altra, cioè, cioè una cosa tipo si collega all'altra, tipo cane e bau. No, non penso proprio. Usa una similitudine per descriverti. Io sono muscoloso come Daniel Dedetta. Simpatico. Con la B, simpatico. Così. Oh no, testardo come un mulo. Però non lo devi dire così, così. Sarà vero, però cioè, non parte una colpa. Gabriel Omar Batistuta era... Noi abbiamo sempre questa cosa che diciamo sempre che Batistuta andò a letto con la mamma di Dadda. Che quindi Batistuta sia il vero papà di Dadda. Non so se anche nel video di Digi hanno detto, che non l'ho visto, hanno detto questa cosa. Spero di sì, dopo me lo vado a vedere. Però sì, era il papà di Dadda. Uno scrittore. Sì, sì, era uno scrittore Batistuta. Un grandissimo attaccante, cioè. Un grandissimo attaccante, cioè, figa, dai, le basi, dai, Gasboro. Se ti dico disco versatile digitale, che cosa ti viene in mente? Niente. Una canzone sul telefono. Sì, esatto, una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Il classico titolo disco versatile digitale. Tipo un video che proiettano alla televisione. Non significa assolutamente niente questa cosa, vabbè. Ah no, il DVD. Prata, ma prima dell'euro in Italia c'era la lira, perché questo è facile. I franchi, poi sì, Pascal, Tonino e poi l'euro. I dollari, poi le sterline. L'euro di prima, che era la lira, facevano tanti pomo con un euro, compriamo 10 caramelle. Ah boh, non abbiamo fatto questo discorso, il solito discorso che fanno i nonni, non ce ne fotto la lira, basta. E in Germania? In Germania anche la lira. Sì, giustamente, esatta parte. La detest. Da detesto pure io questa parola, andiamo avanti. E in Svizzera? La svizzerina. La svizzerina chi è? La compagna dove? Cos'è la clonazione? Bello! Quando tipo c'è un clone, una persona uguale a te. Cos'è un clone, una persona uguale a te? Cioè c'è un soggetto che è uguale ad un altro, quindi due soggetti che... I gemelli praticamente. Può essere il cloro. Esatto, il cloro. Nella piscina, la clonazione è quando metti troppo cloro nella piscina. Qualcosa riguardo la piscina. Risposta stranamente, ma giusta, risposta corretta. Quando qualcuno copia qualcosa a qualcun altro, cioè... Sì, esatto, quando due persone stanno a scuola e fanno lo stesso compito, ho detto, ragazzi, ma che avete fatto? Avete clonato il compito di matematica? La clonazione è una tecnica di ingegneria genetica che prevede la clonazione di... Va, chiama tutto cazzo che si va avanti, sì, bravo. Qual è il soprannome di Valentino Rossi? The Doctor. Il romanticone. Sì, Valentino Rossi era il romanticone. Qua cui si lo chiamava? Valentino Rossi, il romanticone. Valentino Rossi, non è che se fai con la mano così tutto quello che poi dici ha un senso. No. Schumacher? Valentino Rossi, il suo nome era Schumacher. Cosa significa? Cosa cazzo significa? Non... forse... Freccia...
grossa. Il Freccia Rosso chiama, se vuol pure treno, se ne va dalla moto, poi se vuol pure treno e se ne va a casa. Elenca il maggior numero possibile di isole europee. Canarie, penisola iberica. Ma c'è il numero di isole a penisola, it. Balcanica. Ma no, come è che se c'è sta la parola isola e poco prima c'è un piccolo pene, questo significa che quella è un'isola? Ibiza, Mykonos. Che se sulle aiuta a ballare sta dicendo? Francia, Hong Kong. Hong Kong, a Germania. Favignana, isola delle femmine. Sicilia. Come sta bello, sono, guarda là, è più bello del mondo. Indica sulla cartina dove si trova la Tour Eiffel. Abu. Paris. Quella è Napoli. Paris, ma non è Is. Qui. Non sapevo fossimo così vicini alla Francia. Tra l'altro bagna sull'Adriatico, Parigi, non lo sapevo proprio. Fai un disegno alla lavagna che ti descriva. Io facesse a forma di... Vabbè, ci siamo capiti. Come il cerchio perfetto di Giotto, perché io sono ossessionato dalla perfezione e dalla precisione. E anche dal parlare in questo modo sei ossessionato. Cos'è il pill? È quello che tiene coppia i bracci prima che ti fai a ceretto. Penso sia un prodotto estetico, tipo una cosa che sarebbe per l'estetica, pill. Sì. È proprio... proprio per l'estetica serve. Che ti sfoglia la... quella cosa che ti sfoglia la pelle, comunque. Ma che ti sfoglia? Ma che sto come cazzo fa? Peso qualcosa lordo. Peso interno lordo. Crea una frase di tre parole che inizino con le lettere dell'acronimo PIL. Ah, si sono fissati questi giochi inutili. Posso incidere l'albero. Sì, togliamo l'apostrofo, potrebbe andare bene. Persona intellettuale letale. Sei un nuovo supereroe della Marvel. Qual è la radice quadrata di 49? 7. Radice quadrata di 49? 7 e mezzo. 7 e mezzo. Un voto ha dato. 4,5. Chi su, frate, 7 e mezzo? 89. Ah, non fosse vera sta cosa che è 89, sapete? 2. 2 per 2, 49. Disegna la lavagna una piramide. Una piramide? Cos'è, un cono gelato quello? Cos'è? Una piramide! Cos'è un mulo? Che cazzo di domanda è? Il maschio della mucca. Il maschio della mucca. L'omma. Quello che fa vento. Quello che gira e fa vento. Quello è il mulino. Non c'entra niente. Può essere un asino in senso di animale. Che senso nel senso di un animale può essere un asino? Quanti sensi ha un mulo? Qual è lo stato più piccolo al mondo? Il Vaticano. Vai, Vaticano. Lo stato più piccolo al mondo potrebbero essere le isole Tremiti, per esempio. Lo stato più piccolo sulle isole Tremiti? Da quando? L'India. Sono 128 miliardi di persone, però tutte in un piccolissimo posto. È Giamaica. Giamaica, cagato per cazzo. Qual è il capoluogo di regione della Calabria? Modena. Modena sud. Stata in Calabria, Campobasso. Pensa se non c'eri stata. Ma perché la Calabria tiene il capoluogo? Ma perché? Cioè, non è che mo tutti quanti hanno il capoluogo. Mica è una cosa per tutti, eh? Questa domanda è trabocchetto, finiamo. Qual è la forma di governo italiana? Destra e sinistra. Esatto, centrale, poi prima a destra è stato tondo, tu vai in rete e batti in la scuola. La dittatura? Come si chiama l'attuale presidente della Repubblica? La Meloni. Ah, bella. Lei, brava, lei. Enzo Mattarella. Enzo? Chi è? Un frate? Indica sulla cartina geografica dove si trova l'Etna. Secondo me è in una zona calda, quindi verso l'Africa. Mi sembra un po' troppo lontano, sinceramente, l'Etna. Catania. Casa mia. Solo che si sapeva chi è la prima cosa che ha azzeccato solo perché lo vede dal balcone. Perché vorresti fare il collegio? Ho paura per le risposte. Più che altro per una questione mia personale, di dimostrare ai miei genitori che in qualcosa posso farcela. Perché farlo in TV non lo saprà nessuno. Per mettermi un po' più in riga. E poi per il cellulare, ecco, passo troppe ore al telefono. Sì, però se fai il collegio perché non vuoi più stare al telefono, poi esci e ci stai il triplo al telefono con quello che ne consegue il collegio. Non mi sembra nemmeno un'idea da prendere in considerazione. Chi era Raffaella Carrà?
una pasticcera. Esatto, si occupa di real time affettore. Cosa è stato il G8 di Genova? Oggi proprio così. Ma è un codice. Esatto, è una parola in codice per dire vattene a casa, andate a voto. Giotto, quello che ha creato il CERI. No, G8, no Giotto, Ghiglia dei Pastelli. Cosa si intende per globalizzazione? Che c'è più gente, che nascono più persone. Magari, io pensavo fosse questa la risposta giusta, ma se dovesse essere questa, ragazzi, cioè vi chiedo scusa. L'unificazione della terra. L'unificazione della terra, ah sì, vi ricordate quando eravamo due terre divise? Poi finalmente con la globalizzazione abbiamo messo tutto insieme. Ah, che bei tempi quelli. Portare la specie umana da un'altra parte. Esatto, è Elon Musk. Il trapassato remoto del verbo giacere. Giacere. Giacei. Non c'è una possibilità che lui, che questo individuo possa individuare, possa indovinare il trapassato remoto del verbo giacere. Non ce n'è una. Io giaccio. No. Io giacio, ragazzi miei, poi mi fate pure queste domande. Io avevo giatto. Io avevo giatto, tu c'avevi i pastelli e Kill tenevo compass. Cos'è il global warming? Prima di farlo però ricordatevi di acquistare i biglietti per venirci a vedere a teatro in tutta Italia con esperienze di Emmet Vivo a Teatro. Link qui sotto in descrizione e nel primo commento. È un'associazione mondiale. È un'associazione mafiosa. È tipo un sito web, ti spiega il globo, il mondo. È il globo, ti spiega, il globo. Secondo te cosa si potrebbe fare per evitare il riscaldamento globale e cambiamenti climatici? Allora, io devi far spiegare, sei sicuro? Aumentare le bollette. Cosa cazzo vuol dire? Il riscaldamento globale basta spengerlo, il riscaldamento... Spengerlo e lo risolvi, facile. Fare indifferenziato e non gettare spazzatura a terra. Guarda caso, era di Napoli lui. Lo dico così. George W. Bush è stato... mo me voglio... Un cantante francese, George Bush. Il nome mi ricorda un artista. Ah, che le pensava che era Michael Bublé, George Bush? Un re e poi un TikToker. Se dico mandarino mi posso riferire a due cose, quali? Che cazzo vuol dire? Mandarino, che è un frutto, e il mandarino, che è uno strumento musicale. Il famoso suonami il mandarino, da non confondere col mandolino. Completa, dammi tre parole, sole, cuore e amore. Mare. Sole, cuore, amare. Quasi amore, ma mare. Prova a cantarla se non la conosci improvvisa, perché? Sole, cuore, amore. Lui è in grado di cantare anche come parla, una cosa mai vista. Ultimo provino, sono terrorizzato. 9x7. 63. Ci ho messo tantissimo. 258.000. 75. 75, prendiamo. Questi in due non fanno mezzo cervello. Con la mano sinistra tocca la clavicola destra. Aia. Perché esiste? Da poco l'hanno scoperta, però esiste. Chissà che sta ballando. Ragazzi, questo full immersion nei provini del collegio termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Io vi ricordo di acquistare i biglietti per venirci a vedere a teatro me, Ricky e Data con esperienze DM dal vivo a teatro. I biglietti li trovate qui sotto in descrizione nel primo commento. Affrettatevi perché poi subito finiscono e vi lamentate. Ci vediamo molto presto e take care a tutti.